Benvenuti alla seconda edizione dell'Italia che funziona. Ancora una volta incontreremo gli imprenditori di successo, uomini e donne, e con loro cercheremo di capire le leve su cui deve investire il nostro paese per tornare ad essere leader a livello mondiale. Mai come oggi le aziende rappresentano un valore per l'intero tessuto sociale perché generano lavoro, benessere e ricchezza. Per questo secondo ciclo di interviste abbiamo incontrato i leader della pasta nel mondo. Oggi focalizzati molto sull'estero, vorrebbero vincere una sfida entro il 2020, raddoppiare il loro fatturato e arrivare a quota 6 miliardi di euro. La storia di questa azienda affonda le sue radici nel 1877, quando un uomo decide di aprire a Parma una piccola bottega di pane e pasta, che al tempo aveva una produzione di 50 kg al giorno. In poco tempo la bottega diventa azienda e l'azienda, carica di una profonda spinta pionieristica, continua a svilupparsi e ingrandirsi attraverso la storia del nostro paese per più di un secolo. Oggi diventata leader mondiale nel mercato della pasta, è percepita da molti italiani come incrollabile punto di riferimento. Parliamo di Barilla. Voi siete un'azienda familiare come tante aziende che formano il tessuto economico dell'Italia, però siete un'azienda che ha passato due guerre, è un'azienda che è diventata un marchio globale. Come si fa a diventare un marchio globale? Diventare un marchio globale non è proprio semplice. Occorre molto tempo, molta pazienza, molta coerenza tra le cose che si dicono e le cose che si attuano. Naturalmente coerenti con principi sani, come quello di offrire alla gente i prodotti della migliore qualità possibile. Questo non vuole essere da parte mia uno spot pubblicitario per l'azienda, sto semplicemente esprimendo un pensiero nel quale credo e che è suffragato anche da dei fatti concreti. La Barilla fa prodotti veramente di grande qualità. Luca Barilla rappresenta la quarta generazione, insieme ai fratelli Guido e Paolo. I tre portano avanti l'azienda seguendo l'esempio appassionato del padre Pietro, definito da tutti il cuore pulsante del gruppo. Una personalità carismatica, uno sguardo lungimirante e una determinazione di ferro hanno trasformato ogni sua intuizione in successo. Pietro Barilla, avete celebrato la nascita, i 100 anni della nascita, celebrati a New York con una grande festa, e lui ha avuto un'idea, quella che la pasta dovesse essere confezionata. Per essere imprenditori serve sempre un'idea vincente. Quanto vi siete grati a questa intuizione? Ma guardi, il nostro papà è stato l'anima della grande crescita, del grande sviluppo di questa azienda, è stato l'anima anche della costruzione della reputazione di questa azienda, lavoro che è avvenuto nel corso dei decenni. Il nostro padre è stato presidente di questa azienda per moltissimi anni. Quest'anno segna il 100° anniversario della sua nascita. Abbiamo organizzato alcuni eventi per ricordarlo a tutte le persone che lavorano con noi, alla comunità che ha avuto a che fare con lui, e anche per ricordarlo agli italiani, perché riteniamo che nostro padre sia un bel esempio di imprenditoria sana, utile agli interessi della propria azienda, ma forse ancora in maggior misura utile per il paese. Le leggo una frase. Andare avanti con coraggio e determinazione, fare poche cose ma bene, in maniera molto determinata, molto approfondita, evitare i costi non necessari, focalizzare sul cliente, sulla produzione e investire in innovazione, l'avrebbe detto suo padre. Quanto è attuale questa frase? È attualissima. Ci sono alcuni elementi che fanno parte della strategia di un'impresa, che sia alimentare, metalmeccanica, chimica, che sono validi sempre, sono universali. E sono universali per le aziende e anche nel tempo, non invecchieranno mai. Andare avanti con coraggio significa per Pietro Barilla un'esplicita rinuncia verso qualsiasi concetto di immobilismo. Ogni suo passo imprenditoriale, infatti, è direzionato verso tutto ciò che ancora non è esplorato, ma che a suo avviso è carico di potenziale.
come accade ad esempio per la comunicazione. Voi avete investito moltissimo nella pubblicità, siete entrati nelle case degli italiani con i valori tipo la famiglia. Sono messaggi ancora attuali o la comunicazione deve cambiare? E quanto è importante ancora la comunicazione oggi? Allora, la comunicazione oggi è importantissima. Si vive per comunicare. Parlando di famiglia, che stavo dimenticando, il concetto di famiglia ce l'ha trasmesso nostro padre fin da quando eravamo bambini. Lui considerava che nella nostra vita ci sono due pilastri fondamentali su cui noi personalmente, ogni singolo essere umano dovrebbe dedicare dei pensieri ogni giorno, e sono prima di tutto la famiglia e poi il lavoro. Tutto il resto si può cambiare, il paese dove vivere, si può cambiare un'amicizia, si può cambiare casa, si può cambiare tutto. L'ideale sarebbe non cambiare mai la propria famiglia e non cambiare mai la predisposizione a lavorare, e a lavorare tanto con impegno e con passione. Dalla comunicazione all'arte il passo è breve. Lo testimoniano le numerose collaborazioni con personaggi dello spettacolo, registi e compositori del calibro di Fellini, Morricone e Tornatore. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Siamo seduti su un campo di grano, un'opera che celebra i 100 anni di attività di questa azienda. Quanto è importante l'arte, che ruolo ha in questo gruppo? Beh, l'arte ha un ruolo importantissimo nella storia della Barilla e penso che lo avrà anche negli anni futuri. Nostro padre ha cominciato a collezionare arte moderna negli anni 50 e per tutta la sua vita ha seguito questo mondo con grande, grande passione ed è arrivato a mettere insieme una collezione d'arte abbastanza importante, che ha voluto fin dall'inizio condividere con tutte le persone che lavoravano in azienda, perché era convinto che queste persone, vedendo, potendo disporre di questo speciale panorama artistico, avrebbero sviluppato un gusto, uno stile particolare che sarebbero poi riusciti a riversare nel loro lavoro e quindi anche sui prodotti. L'azienda esporta in più di 100 paesi e possiede 30 siti produttivi, 16 dei quali all'estero. Dopo aver raggiunto la leadership negli Stati Uniti, volge ora lo sguardo in Sud America, soprattutto in Brasile, verso il quale quest'anno sono stati stanziati importanti investimenti. Prossimi traguardi la Russia nel 2014 e la Cina nel 2015. L'azienda appartiene al suo passato, alle persone che l'hanno fatta, ma anche al suo futuro. L'azienda deve andare avanti, deve poter continuare a lavorare e a dar da lavorare a molte generazioni a venire. E quindi noi non la consideriamo nostra, la consideriamo come un'entità che dobbiamo gestire al meglio e valorizzare per lasciarla a chi verrà dopo di noi in una situazione ancora migliore rispetto a quella in cui l'abbiamo ricevuta. La tutela delle generazioni future e l'attenzione verso i bisogni della comunità trova un esempio tangibile nella realizzazione del nuovo ospedale dei bambini Pietro Barilla, un progetto iniziato dai tre fratelli 10 anni fa e che, dopo molto impegno e fatica, si è concluso recentemente. Un organismo ospedaliero assolutamente innovativo e all'avanguardia, che si rifà ai criteri di umanizzazione dell'architettura sanitaria. Da una ricerca siete risultati al 8° posto tra le aziende in cui i giovani vorrebbero andare a lavorare. Cosa può consigliare a un giovane che si mette adesso nel lavoro in questa situazione di crisi? Mi viene in mente un consiglio di mio padre di molti anni fa, di dormire poco e di essere curiosi, cioè di non passare il tempo a sonnecchiare a casa o a letto senza darsi da fare. Ecco, suggerirei di uscire, di guardare, di leggere, di camminare per le strade, di parlare con la gente, di essere curiosi soprattutto, curiosi intellettualmente. Lei è orgoglioso di essere italiano? Sì, molto, molto, perché abbiamo una grande storia, perché abbiamo ancora delle grandi menti, dei grandi personaggi e abbiamo ancora un grandissimo potenziale. Poi l'Italia è proprio bella. È una cosa a cui non pensiamo mai, ma credo che ci sia ben più di mezzo mondo che ci invidia il paese nel quale viviamo.